That's what I'm talking about. Wait. Okay, now, from the beginning. Collezione dove nasce praticamente l'idea di una vecchissima collezione di Saint Laurent del 1971, che era la collezione Scandalo, che è criticata da tutti, poi è diventata la collezione più amata di Saint Laurent, e sono partito da quell'idea, ma perché mettere insieme l'uomo e la donna è proprio per avere una roba un po' dove il tocco di erotismo era molto importante nelle parti dove si aprono dei buchi, delle situazioni, i vestiti vengono portati con dei bottoni, si vengono spostate le maniche, tutto diventa molto femminile e molto erotico, ma mai sexy. Collezione è l'incontro tra due mondi, due culture differenti, è un lavoro che è partito da vecchie stampe giapponesi rimodellate, rifatte, ricostruite, riassemblate con pezzi di lavoro di Lucia Pescador, che lavora appunto sul recupero, sulle immagini giapponesi ridipinte e reinterpretate e sul mettere insieme appunto frammenti di culture diverse. It started with an image of my brother and I in the 1980s in the south of Italy wearing Bermuda shorts, and it made me think about the fact that I wanted this collection to have a lot of skin showing, the feeling of being under the sun in the ocean. And the colors actually were born from a visit to Venezia, to Murano. I took a lot of photographs of these incredible glass pieces and drew out from them the color palette, and then even used the idea of glass to create jewelry and the heels and some of the makeup looks were mimicking Murano glass. Inspiration is kind of it started off as underwater love, kind of really iridescent sequins, scuba references, lots of really beautiful
translucent girls, really, and that's why we were at the pool, because it's, you know, this is such a Milan place, so it's the kind of girls celebrate, they're showing off, celebrating at the pool. Donne molto decise, ma sexy, sempre insomma mantenendo questa femminilità che non deve mai mancare, anche se comunque ci si copre un pochino di più. Non bisogna mai dimenticarsi insomma della donna elegante, forte, ma un pochino sexy. Uno show dei 10 anni, è uno show iconico, uno show celebrativo. L'unica ispirazione è MSGM, l'unica ispirazione è il lavoro fatto in questi anni. E credo però non ci sia nostalgia, non c'è nulla di déjà vu. E credo proprio sia anche l'inizio di un'era e l'inizio di un nuovo capitolo. Tutti i tessuti un po' iconici, il tweed, l'organza, le raffle, i volan, le ruche, i fiocchi, ma tutti in una maniera un po' diversa dal solito.